scusate l'assenza per un po' di giorni, ma è stato un periodo un po' nevrotico. E allora, veniamo a noi. Ho acquistato da poco dei prodottini Neve Cosmetics. Abbiamo fatto un ordine con Ilaria, abbiamo approfittato delle spese di spedizione a 1 euro e degli sconti della Mineral Week sui prodotti minerali, e quindi ho voluto provare un po' di cosine, per lo più blush, ma volevo provare il correttore color pesca, che è questo qua, ed è il peach. L'ho già provato, l'ho provato un paio di volte e devo dire che sul mio colore di occhiaia l'effetto è abbastanza correttivo, però con quello giallo mi trovo un po' meglio. Quindi vabbè, lo finirò, però sicuramente poi riacquisterò quello giallo. Ora sto usando quello di minerale puro, però proverò anche quello della neve, quello giallo. Passiamo ai blush, che sono i protagonisti di questo mio ordine. Allora, il primo si chiama Bombay ed è questo qua. È un rosa molto intenso e volendo si può ovviamente usare. Ora che ho fatto uno swatch così al volo, ma dalla foto sicuramente si vedrà meglio. Il tappo così dorato non so di che linea sia. Sarà di quella nuova forse? Mi sa di sì, dal nome forse è di quella nuova, la Summer India, India Summer, non lo so, non lo so come si chiama. È molto carino, questo devo dire è molto molto carino. Mi è piaciuto. Poi ne ho presi altri due. Allora, uno si chiama Creamy. Eccolo qua, si chiama Creamy. Sì, è un rosa, questo è molto chiaro, è quasi pescato ed è leggermente shimmer. No, più che shimmer è comunque satinato, molto luminoso, mentre l'altro, quest'altro qui, il Bombay, era totalmente matte. Questo invece è un pochino più luminoso, un po' più shimmer, è molto più chiaro. E anche questo mi piace molto. Secondo me questo va benissimo anche d'inverno, perché così delicato, luminoso, bello. Questo qua mi è molto piaciuto. Poi ho provato questo qua che si chiama Origami e suppongo appartenesse alla collezione quella in Giappone o qualcosa del genere. Solo che vedete com'è vuota la giarrettina? Su questo sono stati un po' più tirchietti. Cioè, rispetto a questo, e l'ho usati una volta per uno, quindi insomma, un pochino vuoto. Anche questo il colore è molto intenso, anche base molto calda. Molto carino. Ovviamente vanno provati un po' di più perché li ho provati così una volta. E poi, volevo un blush bello, più che altro colore albicocca. Lo volevo molto chiaro, con una base molto calda, perché normalmente prediligo i colori freddi sugli occhi, quindi cerco di bilanciare un po'. Ah, vabbè, allora cerco di bilanciare un pochino il colore tra. Cioè, scusate, ma che è questo delirio? Ah, stanno tagliando l'erba. Aurora, grazie, come siete cari. Vabbè, allora. Dunque, dicevo, l'altro blush che ho voluto provare è questo qui. È in cialda perché sono innamorata delle cialde della Neve Cosmetics. Ho già due ombretti. E pian piano vorrei prendere la palette, quella vuota, che vi potete comporre come volete. Questo qua si chiama Sunset, e anche di questo faccio prima a lasciarvi la foto. E è proprio aranciato, è proprio un arancione, molto carino. Mi piace, ecco, abbinato con colori freddissimi sugli occhi, che può essere un bel grigio, un azzurro in base fredda, insomma, vabbè, l'azzurro è freddo. Vabbè, poi come omaggio ci hanno mandato un ombretto che si chiama Girasole. Ora questa, vabbè, non è la giarrettina perché l'ho data Ilaria, e come il nome fa intendere, è un, eccolo qua, è un ombretto giallo.
è un ombretto giallo, anche di questo ovviamente vi lascio la foto. Comunque swatch estemporaneo, tac, e poi foto. E dunque, per quanto riguarda i prezzi, abbiamo detto le giarrettine, queste minerali, erano tutte in offerta a 3,19 euro, mentre le cialde costano 4 euro, 4,20. Non mi ricordo, comunque su questo non c'era lo sconto, quindi l'ho presa a prezzo pieno. Mi sa che in video, in telecamera sembra ancora più arancione, dal vivo un pochino meno, però è molto carino. Queste cialde sono scriventissime e anche con i due ombretti che ho preso mi sono trovata benissimo. E niente, spero di rivederci presto, anzi sicuramente ci rivedremo presto, che se riesco volevo girare un altro video e vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!